Bentrovati, rieccoci, dopo qualche problema tecnico ci siamo in diretta da Roma, da Palazzo Venezia. Abbiamo appena terminato l'audizione di Monte Sant'Angelo 2025, un monte in cammino per il progetto finalista, tra le 10 finaliste della Capitale Italiana della Cultura del 2025. Monte Sant'Angelo ha presentato il dossier con il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo. Sindaco, a caldo, com'è andata? Beh, direi bene, siamo stati abbastanza convincenti, abbiamo preparato un'audizione in maniera puntuale, quindi credo che abbiamo illustrato bene il lavoro, il dossier e tutta la fase di partecipazione e di coprogettazione che abbiamo fatto sul territorio. Quindi sono abbastanza soddisfatto, ecco, del risultato, anche delle domande fatte dalla commissione che ha voluto appunto approfondire alcuni aspetti del dossier. Ritengo che appunto siamo andati bene, ecco. Ottimo. Sindaco, ci vediamo dopo, abbiamo tanti ospiti, rivedremo con lei alcune cose più tardi. Grazie. Grazie al sindaco. Subito il presidente della Camera di Commercio di Foggia, Davino Gelsomino, che qui in questa audizione ha rappresentato tutte le imprese. Abbiamo portato in audizione le imprese, il mondo della scuola, il mondo della chiesa, e la Camera di Commercio è al fianco di Monte Sant'Angelo e di questo progetto, presidente. Certo, tutte le imprese della provincia di Foggia saranno a fianco di Monte Sant'Angelo. Io mi auguro che veramente questo sogno si avveri e che la provincia di Foggia riesca ad esprimere la capitale della cultura. Oggi è stata una giornata emozionante per me, lo dico sinceramente, perché mi sono sentito orgoglioso di appartenere a questa terra. È stata fatta una presentazione da Oscar, oserei dire, perché i ragazzi sono stati impeccabili. Pierpaolo D'Arienzo era emozionatissimo, ma nelle sue emozioni abbiamo visto tantissima passione e tantissimo lavoro che è stato svolto fino ad ora, e quindi io da tifoso mi auguro che veramente il Monte Sant'Angelo diventi la capitale della cultura 2025, perché sicuramente può rappresentare per l'intera provincia una svolta ed un momento di grande positività. Grazie Presidente. Grazie. Damiano Gelsomino, il Presidente della Camera di Commercio. Grazie alla Camera di Commercio, tutte le imprese sono a fianco di Monte Sant'Angelo 2025, e dopo le imprese abbiamo subito qui con noi il consigliere regionale con delega alla cultura, Grazia Di Bari. La Regione Puglia è al fianco di Monte Sant'Angelo, oggi lo ha dimostrato nella governance, cioè la Regione Puglia con le sue tre agenzie regionali, quindi con l'intero Dipartimento Turismo e Cultura, la capitale della cultura per l'intera Regione Puglia sarebbe un successo non indifferente, consigliere. Un successo straordinario che si andrebbe, come dire, a collocare insieme a tanti eventi culturali che si svolgono da noi in Puglia ormai e che rendono grande la Puglia. Noi lo diciamo sempre, in Puglia arrivano i turisti e ne arrivano anche in quantità enorme. Adesso va qualificato quegli arrivi, quel tipo di turismo, e quindi va migliorata l'esperienza di chi viene in Puglia. E come non farlo con una capitale della cultura? Quindi un successo per Monte Sant'Angelo, ma per tutta la Puglia, per Foggia. E io veramente, da donna del sud, da donna della Puglia, non posso che essere orgogliosa di essere qui. Per noi è già questo un grande traguardo che è stato raggiunto grazie al lavoro corale, voglio dirlo. C'è tanta gente che ci ha lavorato, la comunità intera di Monte Sant'Angelo che ci crede fortemente in questo progetto e che può dare una narrazione finalmente autentica di quello che è il territorio di Monte Sant'Angelo, di Foggia, di tutta la provincia, con tutte le altre comunità che insieme stanno costruendo una nuova offerta turistica e culturale soprattutto, perché non dobbiamo dimenticarci che cultura e turismo viaggiano insieme, e noi dobbiamo fare in modo che questo connubio possa crescere sempre di più. Grazie consigliere, grazie a Di Bari, alla cultura della Regione Puglia. Chiamerei subito con noi in audizione, ci sono stati, no, non, c'è qualcuno che viene qui, c'è qualcuno dei ragazzi, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzio. Buonasera. Buonasera presidente, grazie per tutto quello che il Teatro Pubblico Pugliese sta facendo per Monte Sant'Angelo. Tra l'altro Paolo Ponzio
conosce Monte Sant'Angelo perché il professor Ponzio è anche direttore del Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con lui abbiamo fatto sempre un percorso, con lui il professor Otranto, che lo portiamo ancora e sempre lo porteremo nel cuore della nostra comunità, il professor Giorgio Otranto, che è venuto a mancare qualche mese fa. E in questi giorni, poi nei prossimi giorni, annunceremo anche delle attività che metteremo in campo con l'università e con la regione dedicate al professor Giorgio Otranto. Presidente, com'è andata secondo lei e cosa può diventare Monte Sant'Angelo, il Gargano della Puglia, con un riconoscimento simile? Allora, l'audizione è andata splendidamente. E la giuria non aveva molte domande. E domande sul turismo e domande sulla governance e fanno capire che il progetto, che pure si sono ben letto, è sicuramente risultato molto molto positivo. E una giurata alla fine dell'audizione ha detto testualmente che Monte Sant'Angelo metterà in difficoltà la giuria stessa e questi sono, diciamo, sono, diciamo, delle novità e anche delle cose molto importanti. Il Teatro Pubblico Pugliese continuerà a fare la sua parte, come ha già iniziato a farla, e la farà indipendentemente dal fatto che Monte sarà o non sarà la capitale della cultura del 2025. Faremo la nostra parte, cercheremo di sviluppare sempre di più tutte le arti performative della nostra regione, facendo di Monte Sant'Angelo proprio un network, un punto di riferimento, una colonna portante del nostro sistema culturale pugliese, che guarda l'Italia, che guarda l'Europa, che guarda anche al mondo. Perché attraverso anche le vostre grandi identità, che sono quelle del culto micaelico e quindi della spiritualità e della grande conservazione di un paesaggio quasi incontaminato e del riferimento storico del passaggio dei Longobardi, sicuramente potremo dire molto alla città di Monte Sant'Angelo per far crescere soprattutto la città e i giovani, e per formarli, per farli rimanere nel nostro territorio, non farli andare via, o farli andare via ma temporaneamente, per acquisire quelle competenze specifiche che è giusto anche che loro possano apprendere fuori dalla Puglia, fuori dall'Italia, ma con l'idea di tornare e di far rivivere e vivere un territorio che ha bisogno soprattutto dei giovani, ha bisogno del futuro, ha bisogno delle nuove generazioni. Quindi su questo stiamo al fianco di tutte le città, di tutte le città socie del Teatro Pubblico Pugliese, e fatemi dire un'ultima parola come direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. È cambiato il nome, è vero, è un'opera di Bari, sì, adesso è Dirium, che è un po' un delirium, vabbè, visto che siamo in diretta, diciamo, possiamo un po' è bello della scherzare. Diretta. Faremo sicuramente, contribuiremo anche come università allo sviluppo della città da un punto di vista proprio della formazione, dell'alta formazione, della cultura, facendo vivere e rivivere sempre di più il centro di studi micaelici che Giorgio Otranto ha fortemente voluto e che noi vogliamo continuare a far vivere sempre di più e sempre meglio, proprio in memoria di Giorgio. Grazie al professor Paolo Ponzio, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Il Monte Sant'Angelo è capofila dell'intero territorio del Gargano, 18 i comuni che rappresenta con questa candidatura un monte in cammino, e oggi i 18 sindaci del Gargano sono stati 18 ragazzi dell'Istituto Superiore Gian Tommaso Giordani di Monte Sant'Angelo. Eccoli, grazie ragazzi per questa vostra incursione. Loro hanno fatto una meravigliosa incursione. Abbiamo chiuso la presentazione con i 18 ragazzi che appunto rappresentavano i 18
comuni del Gargano e con la frase finale noi siamo in cammino, voi venite con noi, e questa è stata la frase finale. Com'è andata questa esperienza? Beh, direi abbastanza bene, ce la siamo cavata, c'era un po' d'ansia per l'intervento anche se era abbastanza semplice, e devo dire che non ci eravamo resi conto di quanto fosse importante questa iniziativa fino a quando effettivamente non abbiamo ascoltato la presentazione fatta da voi, dal sindaco. No, no, vai, scusami. Dicevo. Niente, abbiamo veramente compreso quanto sia importante questo progetto, questa candidatura, attraverso la presentazione che avete realizzato e poi anche grazie all'intervento che ci avete fatto fare, ecco. Voi siete al centro di questa candidatura, i giovani, il futuro, i ragazzi, con la settimana dell'educazione. Oggi tra l'altro apriamo da qui, da Roma, con loro la quarta edizione della settimana dell'educazione, storia, cultura e tradizioni tramandate alle nuove generazioni, e voi siete sempre stati al centro di questo processo. Ve lo sentite vostro? Ve lo sentite vostra questa candidatura? Beh sì, in particolare come quasi rappresentanti dei 18 comuni del Gargano si sente che stiamo al centro di tutto, ecco. Oh, siamo anche contenti. Con la conclusione. Tu eri il sindaco di quale città? Visto che mi fanno parlare, mi prendo Monte. Oh, evviva! Ragazzi, com'è andata? Bene, bene, è stata una bella esperienza, grazie mille per averci invitati. Grazie siamo a onorati. Voi, grazie a voi. È stato veramente emozionante. Siamo felicissimi di aver partecipato ed essere stati partecipi proprio della nostra città. Evviva, evviva. C'è qualcuno, professoressa Guerra, lei che è la vicepreside tra l'altro dell'Istituto Giordani di Monte Sant'Angelo, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie alla preside, grazie a Maria Russi per aver accettato questo invito e aver fatto in modo che i ragazzi potessero partecipare. Per loro questo è un'esperienza importante, per prendere parte. Oggi si respirava un'aria molto particolare in quella stanza. Infatti i ragazzi hanno partecipato volentieri a questa iniziativa, hanno risposto immediatamente. Sono stati bravissimi. Poi loro non immaginavano che potevano essere protagonisti e propulsori del cammino da fare, da intraprendere. Un po' lo hanno già intrapreso come cammino, adesso invece si sentiranno ancora più responsabili nella prosecuzione di questo progetto. È vero, loro sono già in cammino e noi saremo dietro di voi. Grazie ragazzi, grazie a tutto l'Istituto Gian Tommaso Giordani di Monte Sant'Angelo e ci rivediamo a Monte Sant'Angelo. Eccolo, la chiesa è rappresentata in questo percorso da Padre Ladislao Suchi, rettore del santuario di San Michele Arcangelo. Padre Ladislao, il santuario è uno dei due siti UNESCO di Monte Sant'Angelo, è al centro di questo, progetto. Non poteva mancare naturalmente San Michele, le sue ali, il suo progetto internazionale, il suo festival Michael che a maggio terremo la sua sesta edizione. Come è andata secondo lei, Padre Ladislao? È stata davvero una manifestazione splendida, una presentazione magnifica di tutta la città, ma di tutto questo progetto. E io credo che al cuore di un progetto culturale non può mancare mai il Santuario San Michele, in quanto Monte Sant'Angelo è nato attorno al santuario. E poi fattore spirituale nella cultura ha una valenza molto importante, e oltre diciamo storia, quello che si può leggere sulle strutture del santuario, io credo che anche questo continuo rinnovarsi spiritualmente attraverso un percorso personale di riflessione, di anche percorso religioso, di fede, più se aggiungiamo ancora i percorsi dei pellegrini che ultimamente vengono riportati sempre di più alla luce ciò che hanno vissuto i nostri antenati per millenni, diciamo attraverso un pellegrinaggio, oggi si riscopre perché contatto con la natura, contatto con il creato provoca la mente, il cuore e tutte le persone per poter rigenerare le forze e anche idee, e la cultura cresce proprio attraverso anche queste esperienze.
io spero che davvero Monte Sant'Angelo diventi capitale della cultura italiana, in quanto poi come capitale della cultura italiana diventi anche lume e capitale della cultura europea e mondiale, perché i pellegrini che arrivano a Monte Sant'Angelo ormai sono di tutta l'Europa e poi anche delle altre parti del mondo. Da 15 secoli. Da 15 secoli. Grazie padre Ladislao, grazie. Ciao. Ai padri Micheliti del Santuario di San Michele Arcangelo. Non potevano mancare naturalmente in un percorso culturale le università, e oggi qui con noi rappresenta l'Università degli Studi di Foggia la professoressa Francesca Cangelli. Professoressa, come è andata, e il ruolo dell'università in una capitale della cultura è fondamentale? Siete stati straordinari, innanzitutto i miei più vivi complimenti per la presentazione del dossier, per la tenuta alle domande incalzanti dei commissari. Siete stati veramente molto bravi, io sono particolarmente fiera di rappresentare l'Università di Foggia senz'altro, ma di esserci stata, il mio vissuto mi ha portato a vivere esperienze similari, ma l'emozione che ho provato oggi per il nostro territorio è stata straordinaria. Ovviamente mi sento di dire che l'Università sarebbe particolarmente lieta che questa candidatura andasse in porto e sarà al fianco di Monte Sant'Angelo per qualsiasi cosa. E per noi è fondamentale. Grazie professoressa Francesca Cangelli dell'Università degli Studi di Foggia. Il mondo della scuola è rappresentato dalla nostra dirigente scolastica dei nostri istituti comprensivi, la professoressa Enza Santo Di Rocco dirige l'istituto comprensivo Giovanni XXIII e l'istituto comprensivo Giovanni Tancredi Vincenzo Amicarelli di Monte Sant'Angelo. Preside, le scuole sono al centro di questo processo, lo sono da anni. Oggi apriamo la quarta edizione della settimana dell'educazione e i ragazzi non sono solo il nostro futuro, sono il nostro presente. Come è andata oggi questa presentazione? Che ne pensi? Ritengo che sia stata molto bella, interessante, ma anche molto emozionante. Ha toccato i cuori, oltre che le menti, di tutti i presenti. L'idea del cammino, del titolo che abbiamo dato al dossier per la candidatura di Monte Sant'Angelo a Capitale Italiana della Cultura 2025 evoca proprio un percorso sinergico e l'idea proprio di questa unità, di questa sinergia che vede uniti la scuola insieme a tutte le altre istituzioni e camminare insieme ci fa ben sperare. Tutte le scuole di Monte Sant'Angelo, del territorio in particolare, sono compatte nel sostenere l'amministrazione e siamo convinti, almeno auspichiamo, che ci sia un buon riscontro e un buon risultato per tutti, perché davvero sarebbe la risposta migliore. Penso che la candidatura sia meritata e avete fatto il massimo possibile. Sicuramente la scuola dovrà continuare a rimanere il cardine delle istituzioni al centro, perché per lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della nostra società è fondamentale l'istituzione scolastica, che altro non è che una comunità educante che si impegna e continuamente mette in campo forze, energie di persone, coloro che studiano e vi lavorano, perché si possano raggiungere dei risultati per il pieno sviluppo della personalità dei ragazzi e delle ragazze e per creare persone libere, perché la vera libertà è quella, è la cultura. Non può esserci libertà senza cultura, e quindi credo che per sviluppare anche un pensiero libero, creativo, sia necessario il contributo costante della scuola. Lo pensiamo anche noi. Bellissime parole, grazie preside, grazie alla professoressa Enza Santo Di Rocco. E andiamo adesso dritti dritti al Festival Mond,
che tra l'altro abbiamo citato, lui è Luciano Torriello, il nostro grande amico. Salve. Di Monte Sant'Angelo. Ciao Luciano, è un regista, lo conoscete tutti, il direttore artistico del Festival Mondo. Quest'anno terremo la sesta edizione. A ottobre a Monte Sant'Angelo, la festa del cinema sui cammini, prodotta da MAD, il Memoria Audiovisiva della Daunia, insieme ad Apulia Film Commission, la nostra agenzia regionale per il cinema. Tra l'altro con Luciano facciamo delle attività anche all'interno della settimana dell'educazione, perché abbiamo creato il progetto Michael 365, che abbiamo lanciato con l'assessore Palomba alla borsa del turismo di internazionale religioso di Vicenza. Michael 365 tiene insieme una serie di eventi dedicati al culto micaelico, tra cui naturalmente il Festival Mondo e il ponte con la settimana dell'educazione e con il Festival Michael Mondo. Insieme quindi alle attività di Mondo, Luciano, abbiamo anche MAP, che lanceremo dalla settimana dell'educazione, attraverserà Michael, una serie di attività che stiamo facendo insieme, il cinema al centro del progetto culturale di Monte Sant'Angelo 2025. Assolutamente, come dici tu, le cose. Scusa, mi ho dimenticato di dire che Luciano Torriello è anche nel comitato tecnico scientifico della candidatura, pardon. No, come dici tu, le cose sono tante, mi fa piacere, perché comunque è stato un progetto in visione. Quando abbiamo cominciato erano 3 giorni il festival, adesso è tutto l'anno, perché appunto io sono venuto a Monte, mi avete ospitato con la mia idea e poi insieme a voi è cresciuta, e questa è la cosa più bella, perché mi avete coinvolto negli altri vostri progetti, e insieme adesso c'è la settimana dell'educazione con i ragazzi. 5 anni fa con i ragazzi adottavamo un linguaggio, adesso è diverso, i ragazzi sono più consapevoli di quello che vedono. Poi a Michael presentiamo i lavori finali, e questo è il bello, si è creata una comunità, una rete che ci porta al festival, che è la fase conclusiva ad ottobre. È vero, è anche vero che è il primo festival del cinema sui cammini in Europa e si tiene a Monte Sant'Angelo. Queste sono cose belle, importanti da dire. Quello che mi auguro è che cresca sempre di più in questi anni, anche grazie a questa bellissima iniziativa che è la candidatura a Capitale della Cultura. Con Luciano, tra l'altro, abbiamo realizzato, con Luciano Torriello e il Festival Mondo, abbiamo realizzato nella settimana dell'educazione l'anno precedente un progetto meraviglioso che è Con i miei occhi. I nostri ragazzi hanno fatto le invasioni educative, le ritorneranno quest'anno a farle, hanno invaso i nostri beni culturali, grazie a Luciano, grazie a un laboratorio cinematografico di racconto, hanno raccontato tutto questo in uno spot, ed è diventato un spot di promozione culturale e turistica. I nostri ragazzi hanno raccontato la nostra città, e lo trovate sui nostri canali YouTube ufficiale del Comune di Monte Sant'Angelo. Con i miei occhi ripeteremo questi progetti, e tra l'altro con il Festival Mondo quest'anno anche il Festival del Cinema Internazionale di Venezia, dove abbiamo presentato il logo della candidatura e la quinta edizione del Festival Mondo. Quando si tiene la sesta? Dal 5 all'8 ottobre. Penso che questa cosa, bella cosa che abbiamo fatto l'anno scorso di Venezia, possa diventare un appuntamento fisso. Andiamo a promuovere la città di Monte Sant'Angelo come location, lì dove è la patria un po' del festival dei cinema internazionali, e con i ragazzi, appunto, come dicevi prima, abbiamo fatto questo progetto Con i miei occhi. È bello raccontare Monte Sant'Angelo, ma è bello vedere anche loro cosa ne pensano, il loro punto di vista. E quest'anno parleremo di Restanza, appunto, in linea con il dossier, e faremo un piccolo progetto sul restare, appunto. E prima parlavi di un altro progetto importante, che è in linea sempre con questo, che è l'archivio, che è MAP, le memorie audiovisive dei pellegrini. A Monte Sant'Angelo, è bello dirlo, c'è il primo archivio delle memorie dei pellegrini in viaggio sulla via Francigena e la via Michelica. Quando arrivano a Monte Sant'Angelo sono in un certo modo censiti, e quindi noi abbiamo questo archivio che rimarrà appunto nella storia, è naturale dirlo. Luciano ci ha anche donato un meraviglioso spot di Michael 365 legato appunto al racconto dei pellegrinaggi che abbiamo presentato al festival a Vicenza, alla Borsa del Turismo Internazionale Religioso. Grazie Luciano Torriello, grazie a MAD e grazie a Festival Mondo. Una colonna portante di Monte Sant'Angelo,
Sì, una colonna portante di Monte Sant'Angelo è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È una colonna portante dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è il centro studi Michelici e Garganici dell'Università. E una colonna del centro studi è la professoressa Immacolata Ulisse, nostra concittadina. Ben trovata, professoressa. Grazie. Abbiamo già ricordato col professor Ponzio il professor Giorgio Otrado, fondatore nel 1995 del centro studi Michaelici. Nel 2025 festeggeremo un anniversario importante, i 30 anni, ed è al centro del dossier anche tutto il percorso che questi anni abbiamo fatto con l'università. Lei c'è sempre stata accanto dal punto di vista accademico e la ringraziamo. Come è andata secondo lei e cosa può rappresentare questa capitale? Sì, sicuramente un'occasione importante che la città di Monte Sant'Angelo e tutti noi cittadini di Monte Sant'Angelo vogliamo portare avanti, ci crediamo fermamente. Pasquale ha già anticipato quanto è stato fatto dall'Università di Bari a partire dal professore Giorgio Otranto, oltre 40 anni di ricerca sul territorio che hanno portato alla luce un patrimonio di fede, arte e cultura davvero di notevole rilevanza, perché il nostro santuario costituisce non soltanto uno dei luoghi principali della cristianità antica ma anche contemporanea, ma soprattutto custodisce al proprio interno tutta una serie di stratificazioni di testimonianze di livello epigrafico, archeologico, storico e letterario che possono costituire un'ottima base di partenza anche per incentivare, per innescare processi di cultura. E quindi sulla base di tutto quello che è stato fatto a livello di pubblicazioni, di iniziative scientifiche, ma anche di collegamento con altri enti e istituzioni di ricerca presenti sul territorio nazionale e internazionale, cito per esempio l'Associazione Internazionale per le Ricerche sui Santuari, l'AIRS o l'AISCA, l'Associazione Italiana per lo Studio dei Culti e della Santità, o i gemellaggi con la Sacra in Piemonte, Sacra di San Michele in Piemonte, o il noto santuario di Mont Saint-Michel in Francia. Tutto questo può costituire ancora una base di partenza per ulteriori progetti sia scientifici e che abbiano un'apertura sicuramente ancora più profonda al territorio. Quindi grazie. Un grande in bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie professoressa Immacolata Ulisse e grazie al Centro Studi Michaelici e Garganici dell'Università di Bari. Grazie alla professoressa Ulisse. Eccolo, un altro membro del Comitato Tecnico Scientifico, Piero Gambale, per il meglio della Puglia. Piero, com'è andata? Ma guarda, una sensazione estremamente positiva, direi. La comunità di Monte Sant'Angelo, i suoi rappresentanti istituzionali, i ragazzi, la comunità ha interpretato, a mio avviso, nella maniera più autentica lo spirito di questa competizione, chiamiamola così, tra virgolette. E quindi, insomma, c'è veramente a mio avviso, da essere fiduciosi, ottimisti, e con la coscienza a posto. Si è fatto quello che si doveva fare, il massimo, e quindi complimenti veramente. Io posso dirlo, no? Vivo a Roma da tanti anni, ma originario di questa terra, ho avuto un moto di legittimo orgoglio veramente di legittimo orgoglio nella vostra partecipazione di oggi, quindi veramente un grandissimo in bocca al lupo. Viva il lupo! Grazie Piero, grazie per tutto quello che hai dato al Comitato Tecnico Scientifico. Due colonne, a proposito di colonne, di questa audizione sono loro, le nostre meraviglie, Elisa Barucchieri e Stefania Marrone, la danza e il teatro in Puglia. E, Elisa, come è andata? Ti ho chiamato Elisa, ce l'ho mi fatta. Ho indovinato il nome. E tu? Sbaglio sempre, la chiamo sempre con il nome della sorella, Elena Sofia, quindi Elisa Barucchieri, regina della danza pugliese, è nel nostro comitato tecnico scientifico e oggi hai fatto un pezzo meraviglioso con Stefania dedicato ai progetti. Grazie ad entrambe. Elisa, com'è andata secondo te? Guarda, io mi sono emozionata, ero emozionata prima perché ci tenevo veramente tanto, perché il progetto è bello. Monte Sant'Angelo è uno di quei posti, per noi che non siamo pugliesi e ci siamo imposti su di voi, Monte Sant'Angelo è uno di quei posti che mi ha segnato il cuore, veramente in tempi non sospetti, decenni fa, ormai si può dire.
e perciò c'era tanta emozione prima. Presentarlo sentendo così tanto la cura e il tenere a una cosa è emozionante. Dall'altro lato vedere e cogliere un po' cosa che stava venendo recepito, che c'era un accogliere anche l'emozione, no? E perché non è solo idee, cioè le idee, ma anche le cattedrali più belle sono mosse perché c'è l'amore dietro, c'è la follia della passione. E questo secondo me si è sentito e io sono rimasta entusiasta. Se fossi incomitato io, so chi vince. Monte Sant'Angelo, ti ringraziamo veramente di cuore. Cosa, cioè proprio io che faccio tutta questa danza aerea, se non dono anche il mio tempo, la mia passione, il mio amore al primo degli angeli, non potrebbe andare bene. Grazie Elisa Barocchieri. Stefano Marrone, colonna di questa audizione, di questa presentazione, di questo dossier, ci hai dato una mano sui progetti, sulla scrittura del progetto, del dossier. Cosa ne pensi di questa candidatura? Ce la facciamo? Penso che la mia mano fosse, oltre l'onore e il piacere, credo che fosse doverosa, perché Monte Sant'Angelo è a 20 chilometri da noi e Bottega degli Apocrifi, questa terra, l'ha scelta. Vent'anni fa abita il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, comunale di Manfredonia, e quindi era importante che ci fossimo a testimoniare che le imprese culturali del territorio sono poche per il momento, ma quelle che ci sono con questa progettualità integrata che non guarda i confini territoriali. Oggi è stata una giornata importante perché, come diceva Elisa, quello che abbiamo percepito è stato l'ascolto dalla parte della commissione, una commissione che sicuramente ha ascoltato con la stessa cura tutte le presentazioni, ha letto con la stessa cura tutti i dossier, ma la sensazione che ci è arrivata è che a un certo punto si fosse innescato un lessico condiviso, e questo era l'obiettivo fondamentale, riuscire a portare tutta la bellezza che abbiamo incamerato abitando un territorio e poi provato a scrivere su un dossier e poi provato a mettere in 30 minuti di presentazione, sia arrivata fuori di noi. Grazie Stefania Marrone, grazie Elisa Barocchieri. Abbiamo fatto questo oggi, abbiamo fatto attività di storytelling, abbiamo raccontato il nostro territorio e la giuria è rimasta molto attenta, in ascolto, ed è stata molto attenta, appunto. La Fondazione Lynx è qui rappresentata da Marco Valle, che è una colonna. Oggi il giorno delle colonne, non lo so, c'è questa parola colonna sempre in bocca, quindi siete tutte colonne, tu sei una colonna di Fondazione Lynx e sei stato una colonna di questa candidatura. La Fondazione Lynx si è occupata della redazione del dossier, ha seguito tutto il progetto. Marco, che sensazioni hai e come è andata? Sensazioni molto positive, penso condivise con tutti. Vi do un dato che secondo me è interessante: quelli che erano dietro coi computer ci fanno i complimenti. Anche il presidente si è avvicinato e ci ha fatto un discorso di 5 minuti di complimenti. Credo che non l'abbiano fatto tutti. È vero che noi siamo tifosi, ma le colleghe che hanno partecipato al dossier, che l'hanno visto, mi dicono i primi 30 minuti e anche gli altri 30 minuti di un livello sopra la media. Noi alla fine siamo riusciti a vederle poco quelle prima, perché eravamo presi nell'organizzazione, però l'impressione è ottima, l'impressione è che anche le domande siano state quasi più un discorso fra amici, no? Infatti loro hanno detto: siete stati bravissimi a presentare i progetti e ci avete smarcato perché abbiamo poche domande. Così, non solo, ma adduce, sottolinea alcuni concetti, quindi un po' facendo risuonare anche tutti i temi che erano già stati di Matera. Mi sembra veramente che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè fare bella figura. Poi quale sia il risultato non si sa, ma Monte è uscita bene, no? Ma anche senza nascondersi, no? Siamo partiti sempre dalle criticità, dalle fragilità, trasformandoli in "la nostra risposta è". E credo sia uno sforzo, e l'hanno detto tutti, utile al di là del risultato. Benissimo. Grazie Marco Valle, grazie alla Fondazione Lynx. Direttore Patruno, il direttore del Dipartimento Turismo
economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno. Grazie mille. Aldo Patruno è il direttore, vi dicevo, del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia ed è la sintesi poi estrema del lavoro delle tre agenzie regionali che sono nella nostra governance e sono al nostro fianco da anni ormai, dal Teatro Pubblico Pugliese, dalla Puglia Film Commission, dal Puglia Promozione, e Aldo tra l'altro è anche il vicepresidente europeo dell'Associazione delle Vie Francigene. Aldo, com'è andata e cosa ne pensi? Sarebbe un grande risultato non solo per il Monte Sant'Angelo e per il Gargano, ma per l'intera Puglia questo riconoscimento. Beh sì, Pasquale, devo confessare che questo momento mi ha emozionato. Questo è un momento nel quale io, insieme a tanti altri, abbiamo visto scappare qualche lacrima, soprattutto quando i ragazzi di Monte si sono, i sindaci, diciamo, i giovani sindaci del Gargano si sono presentati in questo abbraccio di tutti loro, con noi, con tutte le istituzioni. È stato davvero molto emozionante. E siccome poi questi processi, se non generano emozione, come dire, restano un po' limitati nella loro capacità di espansione, di affermazione sul territorio, devo dire che sono profondamente soddisfatto. Bisogna anche sottolineare che al di là delle agenzie, degli enti regionali che fanno capo al Dipartimento Turismo e Cultura, in realtà la mobilitazione è molto più grande, molto più forte, perché oggi era presente il Presidente degli Aeroporti di Puglia e l'operazione Aeroporto di Foggia è un'operazione estremamente rilevante in questa prospettiva. Abbiamo già mobilitato l'ASSET, l'Agenzia per i Lavori Pubblici, lo Sviluppo Sostenibile, che sta lavorando con noi sul tema dei borghi, e poi diciamo che questo processo della capitale, avendo il giubileo del 2025 che incombe, diventa anche uno strumento per mobilitare gli investimenti del 2021-2027 su alcune iniziative. Ne parlavo poco fa con il rettore della Basilica di Monte Sant'Angelo, di San Michele, legate all'ospitalità, a forme nuove di ospitalità rispetto a questi target che vogliamo ulteriormente intercettare con la capitale e non solo. Quindi voglio dire, è un momento importante che segna uno snodo fondamentale nella vicenda della città dei due siti UNESCO, in quella che per noi è già capitale della cultura, sicuramente della Puglia, e adesso aspettiamo di capire che cosa accadrà tra qualche giorno il 31. Incrociamo le dita. Incrociamo. Grazie, grazie Aldo Patruno, grazie alla Regione Puglia per questo fondamentale supporto. È un grande supporto, ci arriva dall'aeroporto di Puglia, il suo presidente Antonio Basile, grazie presidente per essere qui con noi. Da pochi mesi ha riaperto il Gino Lisa di Foggia e tra l'altro Monte Sant'Angelo ha anche avviato subito una campagna di promozione dal titolo A un weekend da te. Andiamo a Milano, Torino, Catania e Verona a dire: prendete l'aereo, arrivate a Foggia e venite a visitare la città dei due città UNESCO. Questo grazie ad Aeroporto di Puglia e il lavoro che fa, è un riconoscimento come capitale italiana, sarebbe un grande risultato per l'intera Puglia. Beh, allora, innanzitutto il giorno in cui si è riaperto l'aeroporto, anzi il giorno in cui è atterrato il primo volo al Gino Lisa, è stato a posto. Esatto, la prima cosa che abbiamo fatto è stata mettere proprio sull'aeromobile la scritta Monte Sant'Angelo, capitale della cultura 2025. Io credo moltissimo nello sviluppo dei territori indirettamente, cioè si fanno delle attività e vengono supportate dalle infrastrutture strategiche come gli aeroporti, e allo stesso modo un territorio può approfittarsi di un'infrastruttura strategica rispetto alla sua promozione, e i sindaci in questo possono essere lo stimolo e una fonte di competizione attiva per rilanciare le proprie città e le proprie tradizioni e la propria vita culturale e la propria storia. La provincia di Foggia per noi è una provincia importantissima, è nel nostro piano industriale, ci crediamo tantissimo, e presto inizieranno anche i lavori per il refitting di tutta l'aerostazione, di cui ovviamente c'è necessità. Abbiamo pensato prima a fare le piste e poi a fare l'aerostazione, perché le piste ci consentono anche con quell'aerostazione di poter comunque lavorare. E questa sarà un'estate straordinaria, io ritengo. I numeri sono ancora in crescita. I numeri sono in crescita, piano piano si attesta sempre di più il Gino Lisa, e quindi ci fa molto piacere. Il Gargano resta uno dei più grandi attrattori turistici della Puglia, io direi anche una riserva strategica, perché può guardare tranquillamente alla crescita della BAT, per esempio, attraverso Margherita di Savoia, le sue saline, Zapponeta, è un contesto ambientale tra l'altro impareggiabile, senza eguali,
e quindi, ripeto, assolutamente strategico. Noi ci crediamo, facciamo gli auguri, volevamo esserci e continueremo ad esserci. Questo ci fa estremamente piacere, grazie. Grazie, grazie al presidente di Aeroporti di Puglia, Michele. Grazie, Aeroporti di Puglia, è meraviglioso avere qui oggi tutti questi ospiti da, appunto, da Aeroporti di Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese, il presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo, il presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo, Michele Ciuffreda, presidente, ha rappresentato tutto il Consiglio Comunale. Come è andata secondo lei? È stata bella presentazione. Molto molto bella, ben articolata, capillare. Sono rimasto particolarmente colpito anche dalla reazione della giuria, devo dire. È vero. Perché la giuria, come dire, è rimasta a un certo punto quasi interdetta alle domande, è vero, dicendo esplicitamente che molte delle domande che si erano preparate erano state date le risposte nella presentazione. Comunque, a parte, ci abbiamo lavorato tanto. Sì, a parte questo, è stato veramente un orgoglio rappresentare l'intera città di Monte Sant'Angelo oggi qui. È stato emozionante. Molto. Abbiamo sentito la vicinanza di tutti i cittadini di, tutti, siete stati di Monte Sant'Angelo, con messaggi su Facebook, fantastici, è vero, messaggi privati, eccetera. E questo ci ha dato molta forza, ci ha dato molta consapevolezza di che cos'è la comunità di Monte Sant'Angelo oggi. Una meravigliosa comunità. Sì, e quindi da questo punto di vista ci siamo, ecco, alla fine ci siamo emozionati. Anche noi. Ci siamo abbracciati ed emozionati. È vero. Grazie, grazie al presidente. Un saluto a tutti. Grazie al presidente del Consiglio Comunale di Monte Sant'Angelo, Michele Ciuffreda, e la regina di, come ha scritto qualcuno nei mesi precedenti, di Monte Sant'Angelo e di questa candidatura è Rosa Palomba, il nostro vice sindaco, assessore all'istruzione, cultura e turismo. Assessore, un percorso che è partito da anni, è partito dal 2017, dal 2018, abbiamo attraversato tutti questi anni, abbiamo attraversato la pandemia, abbiamo continuato a raccontare la cultura anche durante la pandemia online, non si sono mai fermate le attività, gli eventi, e oggi con un processo di comunicazione, di promozione legato alla cultura e al turismo, Monte Sant'Angelo arriva a essere tra le 10 finaliste a capitale italiana della cultura, e lei è stato il cuore pulsante, come abbiamo detto in audizione, di questa candidatura. Il suo commento a caldo, come è andata e cosa ne pensa? Beh, Pasquale, è stato davvero un percorso emozionale. Emozionale perché penso a tutti i giorni e anche alle rinunce che abbiamo fatto, no? come mamma, talvolta privando, no? anche della nostra presenza le famiglie. E quindi è stato, però ne è valsa la pena perché, soprattutto perché, diciamo, la cosa bellissima è che è stato travolgente e ha travolto l'intera comunità. Questa è la cosa che davvero mi sento di dire, di raccontare, perché l'abbiamo vissuta concretamente. E quindi sicuramente abbiamo detto tante volte, la candidatura è un, diciamo, non è, è un, può essere un ulteriore trampolino di lancio, può essere una ripartenza. Soprattutto durante tutto questo percorso, 6 anni di duro lavoro, di lavoro in cui appunto abbiamo raccontato quella che è le nostre bellezze, la cultura, la tradizione, e lo abbiamo fatto su tutti i palchi, lo abbiamo raccontato ovunque. Quindi ecco, io sono particolarmente contenta anche di come è andata l'audizione. Quindi, E anche lì si è sentito molto, ecco, la comunità, i ragazzi, le istituzioni, la scuola,
la chiesa, le università, tutti insieme, i cittadini che ci hanno seguito da casa, che ci hanno che ci sono fatto, stati vicini, fatto sentire, fatto anche semplicemente con calore, un messaggio, con un cuore, vi stiamo a fianco, ecco, tutto questo si calore sentiva è stato il peso in quella sì, molto. Si sentiva molto, un peso enorme molto. Di una comunità di Monte Sant'Angelo, dell'intero Gargano, e guardare di fronte poi anche la regione Puglia, sì, rappresentare l'intera Puglia sulle spalle, si sentiva un peso e l'emozione si tagliava con un coltello. È vero, questa ci hanno caricato di tanta responsabilità che poi a un certo punto, lo possiamo dire, dietro le quinte ci siamo lasciati andare, e quindi la lacrimuccia è anche... Evviva l'emozione. Sì. Io approfitto per ringraziare anche il coordinatore della capitale, del dossier, grazie, Pasquale Gatta, grazie, che è stato davvero una colonna importante per tutto il percorso. Siamo stati luglio e agosto, l'abbiamo passato in comune a lavorare. È vero. E quindi... Però ci rilassiamo giusto stasera e poi domani riprendiamo. Siamo molto fieri ed orgogliosi. Sì. Grazie assessore, grazie al vice sindaco Rosa Palomba, il nostro assessore all'istruzione, cultura e turismo. Ci avviamo alla chiusura, ringraziamo anche gli uffici che hanno seguito tutto questo iter tecnico-amministrativo, i nostri uffici, la nostra responsabile del settore, la dottoressa Giosiana Santoro, il nostro ufficio istruzione.